12 maggio, nel corso dell'aggressione delle forze dell'ordine contro migliaia di cittadini che volevano recarsi a Piazza Navona per firmare la richiesta degli 8 referendum abrogativi delle leggi fasciste, clericali, militariste e democristiane. Dalle ore 15, per 5 ore consecutive, la polizia di Cossiga ha sparato sulla gente, sui passanti, sui compagni, cercando il morto. Alle ore 20:05 ci è riuscita, con l'assassinio della compagna Giorgiana Masi. A proposito della conversazione televisiva dell'onorevole Pannella, un portavoce del Ministero dell'Interno ha dichiarato: le accuse dell'onorevole Pannella al Ministro dell'Interno e ai suoi non indicati complici di praticare la politica delle P38 e di ammazzare i passanti, le accuse ai poliziotti di essere assassini di poliziotti, le accuse allo Stato di inondare le strade di persone vestite come assassini, costretti ad apparire come lupi di cui si deve aver paura, sarebbero gravissime, ingiuriose ed infamanti se provenissero da altri. Pronunciate dall'onorevole Pannella sono solo indecenti, sconsiderate e inutilmente provocatorie. Buonasera. Abbiamo strappato questa volta non più di un quarto d'ora, hanno ristretto a un quarto d'ora le tribune politiche perché le voci diverse che nella televisione rischiavano di venire attraverso le normali tribune politiche di mezz'ora o 40 minuti facciano il meno guai possibili ai tenutari del regime della violenza e della corruzione. E quando sono venuto qui temendo che io parlassi di questo, e ne parlo, e non posso non parlarne, sono andati in crisi perché ho detto che avrei avuto magari appeso al collo qualche fotografia su quel 12 maggio. Ed è questa la fotografia appesa al collo, in mezzo a altre. Guardatele. Vedete? Vedete questi autonomi, questi assassini, che stanno ammazzando poliziotti? Guardateli. Li riconosciamo, vedete la spranga, il volto, teppisti, guardate. Li avete visti bene. Potremmo vederne degli altri. Volete vedere una P38, un'arma a tamburo? Eccola qui. Il 12 maggio ce n'erano centinaia di questa gente. Gli assassini dei poliziotti. Erano poliziotti. Noi questo dobbiamo dire. Che il tempo dei lupi è venuto. Stanno scendendo dalla montagna gli assassini, è vero. Da 9 anni. A Piazza Fontana, vi ricordate Pinelli, Valpreda? Non vi ricordate la nostra solitudine quando dicevamo che dietro c'era lo Stato? Hanno paura dei lapis, devono portare ogni giorno alla televisione Curcio e Cossiga, devono farci vedere le P38 per distrarci dall'ottimismo, dalla bontà, dalla felicità della firma, della musica, dell'allegria, del girare per Roma dicendo gli assassini li isoliamo con il sorriso, essendo buoni noi, diversi dagli altri.